Ben ritrovati miei cari avventori dell'Ugiola Barcalcio. Sarà un'estate di mercato davvero lunga, lunga, lunga. Io adesso stavo contando per prima di registrare questo video quanti sono gli ultimi nomi che si stanno evolvendo di mercato qua sul nostro Bologna, sviluppando, nominando, decantando, e sto perdendo il conto perché Zurkowski, poi c'è Boudaoui, c'è Ardon Yashari, no, aspettate, c'è David Turnbull, ma poi si fa nome anche di Saponara, di Daniele Verde, no, aspetta, sembra che si possa prendere Kale Boccoli, no, anche Ealing Junior. Si riallaccia il discorso Doig, torna in auge una possibilità di rinnovo di prestito per Kyriakopoulos, ma poi ne sto dimenticando, c'è l'idea Cancellieri, io guardate, solamente Terzic che è sempre in voga, beh, non vuoi mettercelo un Terzic in mezzo sui giornali, ma poi ne sto dimenticando sicuramente. Quantomeno idea Belotti, adesso guardate, idea Belotti che è stata proprio scritta pochi minuti fa, guardate, pochi minuti fa spunta addirittura l'idea Belotti, quindi Belotti stesso si va a descrivere nel parco giocatori che gravitano attorno al Bologna, che si dice gravitino. Dennis Praet, un altro, ecco. Tanto per non farcelo mancare, ma senza contare tutti quelli che abbiamo già Cambiaghi nominato i giorni scorsi, di cui adesso non me li fate ripetere perché poi se dimentico qualcheduno, no? Tipo Uroskabic, che fine ha fatto Uroskabic? Ma Uroskabic probabilmente sarà uno di quei pochi tra quelli che abbiamo fatto che verrà veramente a Bologna, quindi Uroskabic c'è, è lì perché costa poco, è lì il grimaldello, il filo d'Arianna. Chi costerà poco, quasi niente, allora avrà più possibilità di venire a Bologna, perché il Bologna, ben più che mai adesso, ragiona in questi termini, fino a che appunto non saprà tra l'altro chi vi uscirà, e anche sulle uscite, ragazzi, è uno spettacolo leggere i giornali in queste settimane, perché non c'è giocatore che, ovviamente di quelli sommi, gli altri, tipo io non leggo società su Bonifazi. Io non leggo società appunto su quei tipi di tipo su Ebisce. Io non ho letto interessi su Mitchell Ebisce. Quelli su Musa Barro, ad esempio, penso che più che de facto siano quasi, io devo essere sincero, messi ad arte, ok? Chiacchierati, magari qualcuno ha interesse nel far scrivere ai giornali che Musa Barro sarebbe accostabile a qualche compagine turca, e sia mai, voi dite, almeno fateci sognare d'estate, ci avrebbe ragione anche chi dovesse eventualmente pensarla così, ma su Arnautovic addirittura spunta la Fiorentina, che tra l'altro se ne parlava già nei mesi scorsi, nei giorni scorsi, settimane scorse, sul scouting ci sarebbe la Lazio, tra le altre. Addirittura su Dominguez è spuntata l'Atalanta nel qual caso dovesse partire Koopmeiners e avrebbero intenzione appunto di imbastire una trattativa per portare Dominguez là a Bergamo. Ma veramente Orsolini lo sappiamo, anche lui, poi però c'è sempre il gap, diciamo la problematica continuità, la problematica sostanza del calciatore, perché è qui, secondo me, è di questo che poi io voglio sempre battere il chiodo e la chiave e tutto quello che inizia con CH per sottolineare come sia importante l'aspetto umano, prima ancora che tecnico di un calciatore. Andate a prendere una squadra vincente, andate ad intervistare i calciatori, andateci a parlare, a prenderci un caffè, cercate le interviste che gravitano sulla rete e capirete
Perché qua a Bologna fatichiamo? Perché altresì andate a fare lo stesso con i nostri giocatori, con i Musabarro, con gli Orsolini, con tutti quei calciatori che noi tra l'altro abbiamo anche pagato profumatamente. Allora capiamo probabilmente perché questi calciatori faticano a trovare continuità. Perché ragazzi, il gioco del calcio, la tecnica va di pari passo con questa. Se qua manca qualcosa, si fa fatica ad andare avanti. Io non metto in dubbio che ci siano calciatori, vedi Orsolini, che tecnicamente, io dico Orsolini è sopra la media, secondo me, tecnicamente. Ma da un punto di vista caratteriale, in campo calcistico, io devo altrettanto dire, secondo me, caratterialmente è sotto la media. Ma ne sono convinto io di questo. Poi certo, posso incontrare qualcuno che non è d'accordo con me, possiamo dibatterne, ma secondo me giocatori come Orsolini, soprattutto come Musabarro, sono giocatori che mentalmente, poi Musabarro è qualcosa di sotto lo zero. Fermo restando che su Musabarro la cantonata è stata totale, perché anche dal punto di vista tecnico, ragazzi, non, guarda, non voglio parlarne perché ne ho già dibattuto talmente tanto, che dibatterne ulteriormente sarebbe veramente sparare, come dico da sempre, sulla Croce Rossa. Thiago Motta, si legge, rientrerà a Bologna 3 giorni prima rispetto appunto al ritiro estivo che vi si farà, perché evidentemente vuole dare un segnale, vuole fare capire ai calciatori appunto che ci si deve preparare ad una stagione importante. Allora lui fa bene a serrare le fila, perché è il condottiero, perché è quello che dovrà tirare fuori veramente il sangue dalle rampe. Altri giocatori che tra l'altro mi ero dimenticato di nominare, no? Che sono sempre in auge, Zurkowski l'avevo detto, se non l'ho detto lo dico, Joaquim Pereira dell'Atletico Tucumán, un altro giocatore di cui si è parlato per il centrocampo, se andassimo a contarli ne conteremo una decina di giocatori potenzialmente papabili per il Bologna. Poi magari gioco forza spunterà l'undicesimo, che poi sarà quello che vi arriverà per davvero, perché una cosa secondo me di cui adesso assisteremo tutta una pletora di nomi, che poi alla fine secondo me di veritieri di questi ce ne potranno essere uno, massimo due, ma tutti i restanti che andremo poi a prelevare saranno dei giocatori che non t'aspetti. Uno, perché saranno giocatori sconosciuti di cui si saprà solamente ad effettivo arrivo. E due, perché si aspetteranno le evoluzioni del mercato, perché, e io qui spero non sia così, ma staremo a vedere, delle volte noi il mercato subendolo dobbiamo essere aperti alle occasioni, e le occasioni sono tali per cui appunto, perché le si viene a conoscere strada facendo. Quindi ha un bel Thiago Motta, secondo me, di presentarsi in anticipo quando sarà la squadra a fornirgliela in ritardo, perché poi staremo a vedere i giocatori quando vi arriveranno, perché un po' per le nazionali. Ho letto che Arnautovic, Zirkzee, ad esempio, tanto per citarne qualcuno, si aggregheranno in una fase successiva, perché hanno giocato in nazionale, quindi le loro vacanze sono iniziate dopo, e gioco forza, arriveranno dopo. Poi arriveranno probabilmente ancora dopo i rinforzi. Quindi voi capirete, inizieremo il campionato che la squadra praticamente metà si sarà appena aggregata, l'altra metà ancora dovrà arrivare. Quindi verosimilmente saremo con i giri del motore rodati, se siamo fortunati, per novembre, se siamo fortunati, se appunto il motore si accende, perché poi può anche darsi che il motore possa anche rimanere ingolfato ulteriormente. Quindi speriamo, stiamo a vedere. Qui diciamo sempre il verbo speriamo, però d'altronde ragazzi non si può far diversamente. Mi fa sorridere quando leggo che appunto giocatori che sono stati a scadenza e sono andati a scadenza come De Silvestri e Soriano possono addirittura rientrare dalla porta secondaria, io dico sempre a fine mercato. Stiamo a vedere, sarebbe secondo me un brutto segnale che io mi auguro questa società non voglia dare. Me lo auguro davvero. Detto questo,
non mi voglio soffermare sui nomi, che possa essere un Occoli in sostituzione di Soumarò, piuttosto che appunto un Cabiaghi eventuale in sostituzione del Musa Barro, fermo restando che tutto va bene in sostituzione del Musa Barro. Adesso non mi voglio fermare. Mi piacerebbe parlare di Ling Junior, mi piacerebbe parlare di tanti giocatori, però poi alla fine, a meno che non si sia da parte vostra una richiesta di un focus particolare, io quasi quasi non lo farei perché staremmo a parlare del nulla, proprio in direzione Juve, del nulla nel senso che è inutile che stiamo a parlare, secondo me, di calciatori che poi nell'effettivo non sapremo se mai vestiranno la nostra maglia, quindi in quel senso lì. In direzione Juve, ad esempio, no? Giorni scorsi si parlava di una possibile partnership per, da ambo le parti, evidentemente, giovarsi di qualche situazione. Per quanto riguarda il Bologna, sicuramente si andrebbe a parlare di situazioni di prestito che però poi si andrebbero a scontrare se da una parte, come è stato per il Cambiasso, come potrebbe essere ad esempio per un Ealing Junior, no? Che vi potrebbero arrivare a Bologna con la formula del prestito. Diciamo il risvolto della medaglia è che se poi questi giocatori dovessero fare bene, dovessero piacere, il Bologna per riscattarli dovrebbe pagare una cifra importante e probabilmente sarebbe soggetta ad un controriscatto. Quindi, verosimilmente, si rischia di rendere visibile al panorama europeo un giocatore per poi fare il gioco della compagine da cui l'abbiamo preso e poi ricavarci, oltre alla buona prestazione in quell'anno, che comunque non è poco, secondo me, 1-2 milioni al massimo, perché di solito il riscatto e il controriscatto hanno un differenziale veramente minimo. Fermo restando che io, comunque, è una situazione, quella dei prestiti, che non andrei a cestinare, anzi, perché se si fa il giusto mix, giocatori eruditi che si vanno a prendere di proprietà e li si abbina con giocatori in prestito di questo calibro, secondo me fai la cosa ideale, perché è meglio fare così piuttosto che andare a prendere un giocatore dall'estero, 17enne, 18enne, che sai che difficilmente ti sarà utile. Ok? Allora è meglio andare a prendere qualcuno di sostanza, qualcuno che ti può già da questo campionato, per fare il salto di qualità, magari arrivi a prendere l'Europa e dopo il prossimo anno, seppur magari perdi quel giocatore, ma magari ci acquisti il controriscatto di 1, 2, 3 milioni di euro del differenziale, poi però hai la possibilità di andare ad attirare sul mercato qualche d'un altro che magari l'anno prima, nella situazione in cui stavi, non avresti potuto fare. Quindi io dico, Sartori, assolutamente fiducia. Fiducia Sartori, come tra l'altro l'abbiamo soprannominato, e mi auguro che vada verso questa direzione. Mi auguro che queste direzioni siano al 1° di luglio, al massimo al 7 di luglio, al massimissimo al 10 di luglio, definite almeno per il 60-70%. Ok? Non è che dobbiamo fare il 60-70% alla fine. Io dico, cerchiamo di dare a Thiago Motta, possibilmente entro il 10 di luglio, la rosa da poter gestire, da poter da fare sì che si possa modellare ad immagine e somiglianza di come il tecnico voglia impostarla, perché altrimenti ci complichiamo la vita, ragazzi. Altrimenti ci complichiamo la vita. Abbiamo visto tra l'altro Thiago Motta come è stato bravo, no? A strada in corsa, figuriamoci cosa possa fare se possa anche lavorarci abbondantemente pre-stagione. Io dico, facciamolo, proviamoci, facciamo in modo che il mercato dipenda da noi. Per il momento è tutto, miei cari avventori, fatemi sapere che cosa ne pensate. Iscrizione, condivisione, mi piacino, campanaccio sempre attivo e noi ci sentiamo. Vi dico, qui, dalle immagini, sullo sfondo di Dubai, è tutto. A voi la linea. Carissimi.